Cuccioli e Campioni, questa per noi è la prova del 9 perché è la nona puntata. Entriamo in un mese di festa e noi tutte le settimane qui festeggiamo con i nostri cuccioli, perché come sapete la trasmissione che vi proponiamo ogni venerdì sera alle 21 su Rete 8 Sport è in collaborazione tra la nostra emittente e la Pescara Calcio per portarvi nel mondo delle giovanili del Pescara. Ma c'è ogni settimana un confronto generazionale, perché anche questa sera avremo ospite un giocatore della Pescara Calcio, la prima squadra, che ci raggiungerà più tardi. E io vorrei subito salutare i protagonisti di questa puntata, che sono come sempre il nostro coach Bruno Nobili. Ciao, buonasera, Bruno. Buonasera. Buonasera. E tante volte a Cuccioli e Campioni si parla dell'esigenza di conciliare lo sport con la scuola, un buon andamento scolastico, e oggi ne possiamo parlare con una figura che incarna entrambi i ruoli, il professor Marcello Rosato, preside dell'Istituto Acciaioli Einaudi di Ortona, che è anche un allenatore di calcio. Buonasera, preside. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. E poi abbiamo un fenomeno delle invasioni di campo, anche un fenomeno social, tutti lo conoscono, Mario Ferri, detto il Falco. Ciao. Buonasera. Buonasera. E questa sera noi conosciamo gli esordienti della Pescara Calcio 2005 con l'allenatore Daniele Stante. Buonasera. Buonasera a tutti. Con questi meravigliosi ragazzi che vedete applaudire, che adesso fanno un nuovo applauso per salutarci. Benvenuti ragazzi. E con loro ci sono due collaboratori di Mister Stante. Uno è Manuel Stante, che è il vice allenatore. Buonasera. E poi abbiamo il preparatore dei portieri. Ecco, sì, facciamo l'applauso al vice allenatore. Il preparatore dei portieri, Simone Mariani. Buonasera. Io vi ricordo che c'è una pagina Facebook che è Cuccioli e Campioni, dove potete vedere le nostre foto, i nostri video, scrivere anche le vostre opinioni o pubblicare qualcosa. Insomma, vi aspettiamo su Cuccioli e Campioni, profilo Facebook. Allora, noi iniziamo la nostra puntata, visto che abbiamo qui un invasore di campo per antonomasia. Bruno, io vorrei sapere come avresti reagito tu se in una delle partite importanti, delle più importanti della tua vita, avessi avuto il Falco, o forse suo padre, che ti aggrediva, nel senso, cioè, ti appariva alle spalle e magari ti metteva la sciarpetta, tirava una pacca sulla spalla. Cosa avresti fatto? Ma il periodo che giocavo io, devo dire la verità, non ci sono stati molti di questi esempi. Se c'era qualche invasione di campo era tutt'altro che pacifica, per cui magari da dimenticare. Quelle di oggi e quelle che fa lui sono pacifiche nel vero senso della parola, perché non è che entra in campo per aggredire qualcuno, per cui diciamo più che un qualcosa che fa spettacolo piuttosto che essere quelle cose di cui ti parlavo prima. E prima di dare la parola a Mario, abbiamo un educatore in studio e quindi dobbiamo premettere: non si fanno queste cose, visto che abbiamo una platea di minorenni e tanti altri che ci seguono da casa. Assolutamente no, c'è una regola e bisogna rispettarla. Ma nel caso specifico, allacciandomi a quello che ha detto Bruno, sono invasioni senza nessun scopo malefico di aggressione. Hanno creato situazioni positive, invece, e anche punti di riferimento, perché se ne parla. E quindi una regola a volte, in questo caso, può essere anche trasgredita in senso buono, chiaramente. Insomma, Mario, vogliamo ricordare qualcuna delle tue imprese, tra virgolette? Sei andato in Champions League a fare le tue invasioni, sì, per mandare dei messaggi personali, sì, calcistici? Sempre dei messaggi collegati al calcio. Tutto iniziò con Cassano in Nazionale, che non veniva chiamato. Beh, io ero un grande tifoso di Cassano, sono tuttora, e spalleggiavo questa convocazione in Nazionale, che secondo me era necessario ai tempi. Poi
ho continuato con altre invasioni sempre pacifiche, portando dei messaggi di pace come Ciro Vive, che era una dedica per un ragazzo, un tifoso che purtroppo è morto in seguito al calcio, è una cosa che non può succedere, o altri messaggi sempre collegati a messaggi sociali, pacifici, o logicamente. Mister Stante, vogliamo raccomandare, perché questa insomma è una delle precauzioni che prenderemo sempre durante questa trasmissione, ai ragazzi, che Mario Farri non è un fenomeno da imitare. No, di certo, non, diciamo che è una, è un comportamento sbagliato, soprattutto perché comunque si va allo stadio per fare il tifo della propria squadra, ma soprattutto per divertirsi, non in quel modo. Poi comunque ha fatto una cosa giusta, nel senso, ha portato frasi molto, molto delicate e molto importanti per il mondo, diciamo. Quindi. Passiamo il microfono a Manuel Stante. Cominciamo a conoscere questo tandem di fratelli alla guida di una squadra. Non litigate mai, no, Manuel? No. Buonasera. Buonasera. Allora. No, diciamo che andiamo abbastanza d'accordo. Stranamente, perché tra fratelli, sai, ci sta qualche, però andiamo d'accordo sia in campo che fuori campo. Quindi prepariamo gli allenamenti insieme. Per me è il primo anno insieme a mio fratello, quindi diciamo che andiamo abbastanza bene. Com'è questa squadra? Ma è una squadra molto simpatica, ci divertiamo, diciamo che ci mettiamo in mostra pure noi, insieme a loro a giocare, perché comunque sono grandi, sono abbastanza grandi e quindi ci possiamo mettere con loro a divertirci. No, sono simpatici, educati, ragazzi squisiti. Sentiamo Simone Mariani, promettono bene i portieri di questa squadra? Buonasera, sì, promettono bene. Adesso stiamo facendo una fase di crescita in cui io predico più la fase, diciamo, di crescita, di sviluppo e di messa in porta. Poi man mano, col tempo, miglioreranno sicuramente. Bruno, che percentuale c'è a questa età che un portiere poi passi a fare un altro ruolo, a svolgere un altro ruolo? Ma oddio, ci sono stati casi, però il portiere è un ruolo un po' particolare, per cui di solito chi ci parte ci rimane, ed è forse l'unico ruolo di una squadra che ha queste caratteristiche, anche se mi ricordo di qualcuno che una volta giocava in porta e poi passò addirittura centravanti, adesso non mi sovviene il nome, però mi ricordo di un giocatore che ha fatto questa trafila. Sentiamo il preside Rosato, scuola e attività agonistica, come conciliarle? Quali sono i consigli di un dirigente scolastico? Si possono conciliare benissimo. Casi emblematici sono i nostri alunni migliori. Tu stai nella mia scuola, insegni inglese nella mia scuola e sai benissimo che i ragazzi più bravi, che hanno voti più alti, sono quelli che fanno attività agonistica importante, può essere pallavolo, basket, calcio. Occorre semplicemente imparare la cultura del lavoro. La cultura del lavoro significa rispetto degli orari, significa rispetto degli obiettivi che ci si pone, e in scuole calcio importanti bisogna coniugare sport e scuola, apprendimenti e conoscenze fatti bene, ed è una cosa che per esperienza diretta in tutti e due i campi posso tranquillamente dire che è possibile. Quegli studenti meno bravi, quelli che hanno più tempo a disposizione e che non praticano alcuna attività calcistica o sportiva in genere, poi non sono quelli che direttamente sono i migliori a scuola, quindi si può fare e si deve fare. E Mario non era proprio un'eccellenza a scuola, vero? No, ti devo smentire, io ero molto bravo. Mi sento di dire a questi ragazzi una cosa. Io ho giocato in Africa e ho visto dei bambini che veramente non avevano manco il pallone, solo un pallone forse. E loro hanno l'opportunità di stare in una squadra con uno dei migliori settori giovanili in Italia. Hanno tutto, di sfruttare questa opportunità di andare sì bene a scuola, ma il massimo impegno anche durante l'allenamento, dal punto di vista fisico, il rispetto del compagno, il rispetto dell'avversario, e di non lasciarsi scappare questa occasione, perché io tanti anni fa, alla loro età, me la sono lasciata scappare. E probabilmente, magari
potevo fare di meglio, proprio perché ho avuto un comportamento troppo ribelle. E io non gli consiglio di fare la mia stessa strada, ma sì essere svegli, perspicaci, però sempre senza esagerare. Però vediamo un breve filmato di una star dello spettacolo che invece ti invoglia a studiare. Questo si riferisce a Caramba che fortuna, dove tu sei stato ospite. E proprio Raffaella Carrà dice che insomma devi studiare un po' di più. Diventerò un grandissimo calciatore, noi glielo auguriamo, però Mario bisogna andare anche a scuola, questo ricordatelo, non voglio fare la secchiona, ma insomma questo è molto importante studiare. Comunque l'ha portato Walter. Eri già un piccolo divo, Mario, a che cosa si riferisce? Vogliamo ricordare questa puntata di Caramba che fortuna. Ero bravo a scuola, ma non avevo tanta voglia di studiare, perché però volevo andare sempre a fare allenamento. Ripeto, bisogna equilibrare le due cose. Però qui ti hanno fatto una bella sorpresa, perché ti hanno portato a conoscere tanti protagonisti del calcio di varie epoche. Parliamo di Maradona, Pelé, era una premiazione del Pallone d'Oro. Rivaldo, Maldini. Totti, Rivaldo, Maldini, Baresi, Shevchenko, UEA. Vabbè, c'erano tutti, ovviamente, come ogni premiazione del Pallone d'Oro di ogni anno. Poi avevo la loro età, fu un'emozione incredibile, tuttora i brividi, perché veramente sono dei bei ricordi per me. Insomma, eri già un protagonista televisivo, e poi vedremo anche tutte le volte che sei stato ripreso dalle telecamere durante le tue invasioni di campo. E adesso invece andiamo su un altro campo, quello del Pescara Esordienti 2005, e siamo andati insieme a Francesco Salviani a intervistare l'allenatore, mister Stante. Io sono l'allenatore più giovane del settore giovanile del Pescara, compresa scuola calcio, e alleno per il secondo anno consecutivo e gli esordienti secondo anno. E quest'anno mi hanno dato un gruppo 2005 molto molto educato, molto molto gentile, ma soprattutto pieno di entusiasmo. E il mio scopo, quello penso che di tutti quanti noi istruttori, è quello di crescere ogni singolo giovane e di portarlo più in alto possibile, magari in una prima squadra appunto del Pescara Calcio. Il nostro compito più difficile è quello appunto di far andare d'accordo tutti e 13 i ragazzi. E il mio metodo è quello, diciamo, carota e bastone, e regole ferre, ma fuori dal campo io sono il primo a fare gruppo, e portandoli magari a cena o al cinema e allo stadio insieme per guardarci tutte le partite. Per loro è un bene, perché l'allenatore giovane comunque porta simpatia, porta molta freschezza, diciamo, e che per loro mi vedono più come un fratello che come un istruttore, ecco, e quindi questo per loro è un bene. Su questi 13 ragazzi io spero con tutto il mio cuore di aiutarli ad arrivare il più lontano possibile con la Pescara Calcio. E se non ci dovessero riuscire, di sicuro io non li abbatterò, li aiuterò a incoronare questo sogno che penso che tutti i ragazzi abbiano, quello di diventare calciatore. E io fino a 18, 19, 20 anni sarò lì dietro a spingerli a migliorare sempre di più. Al vostro allenatore, il bastone e la carota, allora è così, mister? Sì, quando ci serve le cazziate fanno bene, li fanno crescere soprattutto. Mm-hmm. Poi comunque avendo 24 anni si deve essere anche qualche volta buono, non sempre, però qualche volta sì, ecco, come ho detto, magari andando a cena fuori, al cinema insieme, è un momento dove anch'io passo in serenità e in divertimento questo, quindi magari lo consiglio a tutti questi istruttori, perché alla fine siamo istruttori, non siamo allenatori, tutti questi istruttori, di poter portare allegria e divertimento ai propri ragazzi e non pensare solo esclusivamente al risultato, perché non serve a niente.
Mister Nobili, l'allenatore più giovane del settore giovanile del Pescara, lui come fa un allenatore a imparare dovendo anche insegnare? Beh, proprio l'esperienza che tu fai lavorando con dei ragazzi che ti porta a migliorare anche il tuo lavoro, insomma. E poi il resto viene da solo, insomma, man mano che lui ogni anno che passa e fa un'esperienza nuova accumula delle cose che gli servono per il lavoro e per andare avanti negli anni. E mister Rosato, adesso passiamo al mister, come ha imparato a fare l'allenatore? Io giocavo a Lanciano, avevo 17 anni, mi hanno chiesto di dare una mano e da quella mano sono venute poi tutte le esperienze, tutti i diversi patentini, tutte le diverse situazioni e poi ho avuto tanta abnegazione, tanta voglia di migliorarmi e di mettermi in discussione in continuazione. Una svolta importante è stata quella di aver conosciuto Rossano Di Lello e Cetio Di Mascio qui al Pescara. Quei 5 anni qui a Pescara sono stati formativi, importanti, costruttivi. E poi altre esperienze a Francavilla, Angolana, Poggio. Cambiano le squadre, cambiano le tattiche, cambia anche il calcio giovanile? Sì, cambia il calcio giovanile per tante variabili. Allora, prima di tutto sono questioni sociali di crescita loro. I contesti ambientali nei quali crescono, famiglie, rapporti amicali, obiettivi scolastici, sono diversi da quelli che potevano essere qualche anno fa. Il modo di vestirsi, il modo di portare il taglio dei capelli, eccetera, la facilità con cui magari loro possono raggiungere determinati obiettivi, la presenza strutturale magari di campi in erba sintetica e non in terra battuta, creano delle condizioni di allenamento che sono completamente diverse. Quindi anche le aspettative che loro hanno nel momento in cui vanno al campo sono, secondo me, sono diverse da quelle che c'era qualche anno fa. Come posso dire sinteticamente? È come se ci fosse meno fame ad arrivare, perché le condizioni che ci sono adesso sono anche a livello strutturale diverse da quelle che c'erano una volta. E le possibilità che hanno di fare delle esperienze attraverso gli strumenti sociali o attraverso il computer ti tolgono quella voglia magari di andare al campo per fare solo ed esclusivamente allenamento. E è lì che interviene la società e la qualità degli istruttori, perché se riesci a creare in loro l'aspettativa di voler tornare la volta successiva a fare allenamento, hai fatto tanto. E loro che hanno a disposizione 1000 strumenti, dalla PlayStation alla possibilità di andare a comprare una scarpetta da 300 euro, ma chi me lo fa di andare al campo? È lì che società e scuola calcio istruttori diventano fondamentali. Mario, è vero che la tua prima inversione è stata proprio con la Pescara Calcio? Sì, quando nascevano loro, nel 2006-2007, durante un Pescara San Benettese. Ci fu un mio amico che anche un tuo collaboratore fece il primo video di questa invasione, sì. Luca Teseo. Ah, ecco, un nome a caso che adesso in regia, che salutiamo Luca. Fece un video amatoriale che però ebbe migliaia e migliaia di visualizzazioni perché era l'inizio della frontiera di YouTube e dei social. Poi mi trovo completamente d'accordo, scusa il cambio di discorso con il preside, perché effettivamente io spero che le scuole calcio allontanino un po' i ragazzi da questi telefonini, no? Perché vedo che sono sempre più dipendenti da questa tecnologia. È un po' un male, io. È uno strumento facile. Io lo vedo un po' il male anche del calcio a salire. Cioè, infatti siete pure. Vuoi non vuoi, questa Italia che non si è qualificata, io vedo un po' la colpa un po' alla società, questo continua tecnologia e non il lavoro sul campo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo a Cucire i Campioni.
Siete di nuovo a Cuccioli e Campioni, si parlava di allenamenti e di telefonini. Mister Stante, naturalmente sono banditi i cellulari durante la vostra preparazione. Io sia in allenamento che in partita non voglio nel modo più assoluto che loro tengano in mano un cellulare o qualcos'altro. Come per esempio adesso va molto di moda le figurine Panini, e quindi magari durante una partita dove ci si deve, diciamo, concentrare per fare bene, vedo questi bambini che si scambiano figurine, e per me è sbagliato, perché comunque quell'ora e mezza è dedicata al pallone, all'allenamento, si deve stare concentrati per migliorare al 100%. Ecco. Insomma, ragazzi, è dura la vostra vita da calciatori, vero? Avete delle regole ferre da seguire, giusto? Chi è che non è d'accordo con le regole che impone il mister? Alzi la mano. Impossibile, sono tutti quanti ruffiani. Tutti d'accordo con le regole del mister? Siete contenti di essere educati così rigidamente? Bene, giusto così. E adesso andiamo a vedere come si allenano i cuccioli del Pescara Esordienti 2005. Mi chiamo Stefano Berardi e ho iniziato a giocare a calcio qui nel Pescara. Sono lento, però me la cavo perché un po' i piedi bene, buoni ce l'ho. Il mister mi rimprovera, però non mi offendo perché tanto ormai lo so. E vengo considerato la bandiera sia perché sono qui da tanto tempo, però pure perché con i miei amici scherzo. Può sembrare anche che li prendo in giro, però non è quello. Ci scherzo, ma lo capiscono che sto facendo una battuta. Mi piace molto di più giocare a calcio di andare a scuola. Non vado benissimo, però me la cavo. Il mio sogno è di fare il calciatore, però so che non è... È un po' impossibile. Per diventare calciatore mi devo allenare bene, poi devo perdere qualche chiletto. Spero che ce la fai. Il mio giocatore preferito del Pescara è Brugman. Più o meno faccio il suo stesso ruolo e mi piace come giocatore per la sua tecnica. E il mio giocatore preferito invece è Verratti, perché mi piace come gioca. E mi piace, una cosa che mi piace è perché è molto tranquillo quando gioca. E quindi gioca bene tutte le partite. Gioco al Pescara da 6 anni, ho sempre giocato qui. E sin da piccolino sono andato a scalare con i mister, nel senso, all'inizio ho avuto un mister un po' severo, mentre col passare degli anni sono sempre diventati più buoni. E ora ho due mister fantastici, di cui il nome è Daniele e Manuel. E in questi 6 anni non mi sono mai pentito di aver scelto questa società, perché secondo me è la migliore, da anche uno sbocco a una squadra migliore, secondo me. Io vorrei giocare nella Roma, perché sin da quando avevo 4 anni tipo quella squadra. Io con i compagni di squadra ci vado molto d'accordo e secondo me nella squadra non ci sono problemi. A parte, vabbè, qualche litigata, qualche disputa. Io a scuola non è che sono il primo della classe, però più o meno con i miei metodi me la cavo. I miei metodi? Un mago non svela mai i suoi segreti. Mentre col calcio mi do gli stessi voti della scuola, più o meno. Per esempio a scuola sto sul 6 e il 7, qui anche. La mia pettinatura me la cura il parrucchiere mio e anche di mia madre e di mia nonna. E me li sono fatti tingere verso febbraio per il compleanno. Allora, il mio obiettivo nella vita sarebbe fare l'ingegnere meccanico o il progettatore di automobili. Però un altro sogno sarebbe anche fare il calciatore, e se non ce la faccio in questi due sogni vado a lavorare nel negozio di famiglia. Insomma, hanno le idee chiare questi ragazzi, mister? Sì, molti hanno le idee chiare.
avete visto dalle interviste che è un gruppo veramente fantastico, perché c'è armonia e si divertono veramente tantissimo, e questo mi rende orgoglioso, sia me che mio fratello e tutti gli altri istruttori. Appunto per questo si vede veramente dal sorriso che un ragazzo lavora bene. Mister Nobili, quanto c'è del carattere dell'allenatore in una squadra che si diverte nel giocare e non stare insieme? Beh, ancora non a questa età qua sono abbastanza spensierati, eccetera, però è chiaro che ascoltano chi ha più esperienza di loro e magari eseguono pure quello che gli dice l'allenatore, per cui alla fine qualche cosa del lavoro che l'allenatore fa per forza di cose gli entra nella mente e gli rimane. Poi dopo, nel corso degli anni, cambieranno allenatori, cambieranno altri istruttori, e penso che se da ogni allenatore che avranno riescono a catturare qualcosa, sarà fondamentale e importante per la loro vita sportiva. Parole sagge. Tra poco conosceremo i nostri cuccioli uno per uno, ma prima volevo presentarvi un telespettatore speciale di Cuccioli e Campioni, un attore famoso che ci ha fatto arrivare i suoi auguri e la sua testimonianza sulla nostra trasmissione. Giorgio Pasotti. Ciao Mila, sono a Francavilla, posto che tu conosci molto bene, ma volevo salutare te, ma volevo salutare soprattutto i Cuccioli e Campioni, che mi dicono essere i giovanili del Pescara, quindi mi raccomando ragazzi, allenatevi, che forse un domani potrete arrivare in Serie A. Intanto io vi saluto da questo mare splendido, un po' in burrasca, da Giorgio Pasotti, ciao. Grazie a Giorgio Pasotti per questo simpatico contributo che ci ha dato. Allora ho detto, forse arriverete in Serie A. Quanti di voi hanno questa ambizione di arrivare in Serie A? Alzate la mano, ragazzi. Tutti, tranne uno? Ah no, alla fine anche lui si è lasciato con me. Tutti in Serie A. Allora, preside mister, come fare a contenere le ambizioni così importanti di ragazzi che vogliono arrivare in Serie A, però le statistiche dicono che sono pochissimi quelli che poi ci arrivano? Avere l'ambizione è importante, sognare è importante, è una cosa che dico sempre anche ai miei studenti o giocatori, chiamiamoli così come vogliamo, è quello sempre di prendere la rincorsa e di volare in alto, e di sembrare sempre più piccoli ma agli occhi di chi non può volare. Quindi che significa? Che adesso fino a 20 anni devono avere questa ambizione. In questo caso si sta parlando di calcio, però l'altro ragazzo lì nell'intervista ha parlato anche di ingegneria meccanica, quindi diciamo che ha voglia di imparare, ha voglia di fare. E devono essere fortunati a trovare degli educatori in tutti gli ambiti che sappiano canalizzare la loro ambizione e che sappiano trovare in loro il meglio che c'è. E questa poi diventano fortune un po' scolastiche e calcistiche, ma mai tarpare le ali alla volontà di fare, mai. Sei d'accordo, Bruno? Sì, sì. Senz'altro. Devono avere un'ambizione nella vita sportiva, ma anche in quella normale, perché solamente così ti applichi e fai tutto quello che devi fare, sacrifici e tutto il resto, proprio perché l'ambizione ti deve portare a cercare di arrivare il più in alto possibile. Benissimo ragazzi, allora tocca a voi, cominciate a presentarvi uno per uno. Buonasera a tutti. Sono Ilario Di Pasquale, vengo da Chitiscalo, gioco alla Pescara Calcio da 4 anni, come ruolo faccio il centrocampista, il terzino, sono basso ma anche veloce. Sono basso ma anche veloce, ci piace questa parte. Buonasera, sono Riccardo Marinucci e gioco alla Pescara da 2 anni, il mio ruolo è l'attaccante, però in questi diciamo giorni il mister mi fa giocare in altri ruoli, e la mia caratteristica è che sono molto veloce e vabbè, vengo da Pescara. E a scuola come vai? Bene, bene. Bravo. Buonasera a tutti, sono Eugenio Palusci, ho 12 anni, sono di Pescara e gioco a calcio con la società Pescara da
circa 6 anni e a scuola me la cavo, cioè vado abbastanza bene. Ruolo? Niente. Come ruolo? Ah, è ruolo giusto, faccio l'attaccante. Vai. Buonasera, io sono Jacopo Simone Forte, faccio il centrocampista, questo è il mio primo anno al Pescara. E le mie caratteristiche sono che sono molto rapido e ho un'ottima tecnica. A scuola vado abbastanza bene. Buonasera, sono Giovanni Menzietti e gioco al Pescara da 3 anni. E il mio ruolo è attaccante centrale e a scuola vado abbastanza bene. Le mie caratteristiche vado molto veloce. Buonasera a tutti, io sono Emanuele Testa, vengo da Pescara, gioco ala destra o sinistra e a scuola vado bene e le mie caratteristiche sono che sono molto rapido e molto veloce. Ciao, sono Mattia Francinella, vengo da Pineto, gioco da circa 5-6 anni al Pescara. Vado abbastanza bene a scuola, il mio ruolo è terzino e la caratteristica è un buon tiro. Buonasera, mi chiamo Alessandro Mammoli, sono portiere, gioco al Pescara da 5 anni e le mie caratteristiche sono che sono molto, molto reattivo sulle palle basse e con le altre caratteristiche sto migliorando insieme al mister. Buonasera, sono Andrea Carminelli e il mio ruolo è difensore centrale, sono un giocatore più fisico che tecnico, e a scuola vado bene. Va bene. Buonasera, sono Alessandro Marcucci, questo è il mio primo anno al Pescara, e faccio l'attaccante, sono molto veloce e tecnico e a scuola vado abbastanza bene. Buonasera, sono Berardi Stefano. Questo è il mio 8° anno al Pescara e il mio ruolo è il centrocampista, sono tecnico e a scuola vado bene. Buonasera, sono Giuseppe Candeloro, gioco al Pescara e questo è il 2° anno, faccio il portiere e sono bravo sulle parate in tuffo, a scuola vado bene. Bravo sulle parate in tuffo. Buonasera, sono Marcello Perfetto, gioco al Pescara da 1 anno e vado abbastanza bene a scuola. E il mio ruolo è esterno destro. E buonasera, sono Giorgio Pavonetti, questo è il mio primo anno al Pescara. E il mio ruolo è quello del terzino, sono abbastanza veloce e me la cavo col colpo di testa. Buonasera, sono Federico Di Francesco e questo è il mio 2° anno al Pescara. E faccio il terzino destro e le mie caratteristiche... Le mie caratteristiche è che sono molto veloce e ho un buon tiro e vado abbastanza bene a scuola. Buonasera, mi chiamo Mancino Lorenzo Andrea, gioco al Pescara da 7 anni e a scuola vado abbastanza bene, il mio ruolo è esterno sinistro, alto o basso e niente, è finito. Buonasera, sono Lorenzo Lamario, gioco al Pescara da 3 anni, il mio ruolo è difensore centrale e sono molto veloce. Buonasera, sono Cristiano Cacciatore, sono difensore centrale, gioco al Pescara da 5 anni e sono bravo nei colpi di testa. Tu sei quello che ha il segreto professionale, no? Che abbiamo visto nel video, ce lo vuoi dire il suo segreto? No, grazie. No, è un segreto. Allora, sentiamo invece il preparatore dei portieri. Sui portieri, qualcuno ha detto insomma che è bravo nei tuffi. Come li preparate questi portieri di tecnica? Quanto imparano a questa età? Adesso principalmente la tecnica, solo puramente tecnica, quindi curare molto la fase podalica, quindi con i piedi, anche il tuffo, la posizione. Adesso devono giocare e crescere contemporaneamente. La prima cosa, secondo me, in questa fase della crescita e arricchire il loro materiale tecnico ma soprattutto sociale, quindi stare insieme con gli altri, divertirsi ma soprattutto crescere imparando, secondo me. Ma un istante, ci racconti qualche soprannome, perché sappiamo che anche in questa squadra, come quella che l'ha preceduta una settimana fa, ci sono dei soprannomi. Sì, un soprannome, diciamo, Topo Vichingo Ilario di Pasquale. Topo Vichingo. Topo Vichingo, sì, perché diciamo che
È una scheggia. Vogliamo inquadrarlo? Alza la mano così ti inquadriamo, topo vichingo, fantastico. Eccolo qui, il topo vichingo, bellissimo, topino vichingo. Poi? Poi non, altri, diciamo che non ce ne sono come l'altra puntata. Ecco, ah no. L'altra puntata era più mirata. La scheggia, chi è la scheggia? Scheggia, chi era? C'era qualcuno che si chiama, che avete soprannome la scheggia? No, chi è, ragazzi, che ha un altro soprannome di voi? Nessuno, solo lui. Va bene, comunque potete seguire la scia di Rocco Terra, l'allenatore che abbiamo intervistato l'altra volta, che ci ha fatto divertire con i suoi soprannomi a tutta la squadra. Allora, ragazzi, tocca ancora a voi, perché è il momento delle domande al nostro ospite, a Mario Ferri. Chi vuole fare la prima? Buonasera. Che trucchi usavi per superare i servizi di sorveglianza alle partite più importanti? Allora, siccome ne ho fatte 15 in tutto il mondo, Champions League, mondiali, in base allo stadio dove mi trovavo facevo un escamotage diverso. C'è stata una volta che ho fatto il finto steward, un'altra volta il finto giornalista, un'altra volta il finto poliziotto, un'altra volta... Non lo diciamo, un'altra volta. Un'altra volta ho semplicemente scavalcato. Ah. Un'altra volta mi sono messo una tuta del Palermo. Diciamo che ogni volta c'era un modo diverso. Grazie. Prego. Prossima domanda. Buonasera. Ciao. Che emozione si prova a invadere un campo durante una partita di Champions League? L'emozione è incredibile perché effettivamente... Io mi sento, diciamo, tra parentesi, un bambino come voi, non sono mai cresciuto, forse questo è il mio difetto. È un'emozione incredibile perché poi ho abbracciato uno come Messi, Cassano, che avevo messo la sciarpa del Milan di cui sono tifoso, sono andato vicino a Higuain, vicino a Mertens, Hazard, tutti grandi campioni, perciò ero un po' più piccolino quando ne facevo tante, avevo tipo 18, 19, 20 anni, e andare vicino a questi grandi campioni è stata una grande emozione. Grazie. Ancora? Buonasera, tu avevi degli sponsor, guadagnavi dei soldi facendo invasioni? No, no, non ho mai guadagnato nessun soldo, l'ho fatto solo per l'emozione che mi dava di correre in campo. Ogni tanto, siccome sono andato anche in Brasile, in Sudafrica, sono molto lontano, no? A Dubai, trovavo dei piccoli sponsor, ma solo per pagarmi l'aereo, l'hotel. C'è un'altra domanda? Per quale giocatore faresti un'invasione di campo nel Pescara? Nel Pescara? Di oggi? Sì. Bella domanda, ci devo pensare un attimo. Ci vuoi pensare, rispondi dopo, andiamo alla domanda successiva? Ce n'è no, Ganz, dai. Per Ganz. Conosco il padre, insomma. Per quello, se proprio devo donare un ragazzo. C'è da aspettare un po' per riuscire a fare un'invasione di campo, per poter abbracciare Ganz. Ancora un'altra domanda? Buonasera. Ciao. Quando sei finito in carcere per le invasioni, non ti sei pentito? C'è stato questo episodio, effettivamente mi sono pentito di aver esagerato. Sì, perciò ecco perché ve lo sconsiglio di fare. Di Falco uno ce n'è. Di Falco uno ce n'è. Grazie. Facciamo un applauso al Falco che è un fenomeno social. Quanti followers hai, Mario? Su Facebook 150.000 follower. 150.000, veramente, insomma, è famoso... quasi come i giocatori che andava ad abbracciare quando entrava in campo. Pubblicità di nuovo, torniamo subito dopo con i nostri cuccioli. Torniamo a Cuccioli e Campioni, sta per arrivare l'ospite del Pescara, ci sono altre domande da parte dei nostri cuccioli a uno dei nostri amici seduti qui sul parterre. Chi è che vuole fare una domanda al preside allenatore? Buonasera.
Ma se lei ha un giocatore bravissimo in campo, ma che a scuola non studia e dà brutti voti, lei si comporta da allenatore oppure da preside? Dipende dalle condizioni iniziali. Non sono mai arrivato ad affrontare una situazione del genere perché penso come voi, si stabiliscono delle regole a priori, si stabiliscono delle regole prima di iniziare una preparazione, magari con i ragazzi più grandi, ma anche con quelli più piccoli. Quindi se c'è un decalogo di regole, devi andare a scuola bene, devi portare la pagella del primo trimestre, quadrimestre e i voti non sono buoni, il fatto di non venire a fare allenamento è, come ti posso dire, automatico, scatti in maniera automatica. Però alla vostra età e anche magari i primi anni della scuola media e superiore, sicuramente l'aspetto scuola è importante rispetto al calcio. Poi ci sono anche altre valutazioni che si devono fare, i contesti dove si gioca. Se si gioca in una società professionistica e magari si è tesserati per una categoria giovanissimi, allievi nazionali, primavera, diciamo che ci sono tante variabili che devono essere prese in considerazione. Però resta il fatto che studiare e andare bene a scuola è fondamentale. Ultima domanda. Grazie. Perché è arrivato il nostro ospite, il Pescara. Buonasera, non crede che... Un applauso, facciamo un applauso. Allora noi facciamo così. Ah, l'ha ricordata. Bene, vai. Allora, non crede che la scuola dovrebbe essere meno esigente con gli studenti che si impegnano in un'attività agonistica? No, non lo credo assolutamente. Ma non lo credo perché, l'ho anche detto prima, il bravo sportivo, quello che dedica del tempo di qualità allo sport, qualunque sport, deve essere bravo proprio nella gestione del tempo. E la scuola, una scuola fatta bene, ti aiuta proprio a capire come si fa a gestire il tempo. Ti posso fare tanti esempi di giocatori che giocano adesso o che sono stati con me al Pescara o anche prima, che sono degli esempi, sono stati degli esempi di ragazzi che sono arrivati, i fratelli Ciofani, non so se li conosci, insomma, tanto per farti un esempio, sono stati bravissimi a scuola e loro vivevano qui a Convitto, a Francavilla, quando il Pescara stava al Convitto e studiavano fino a mezzanotte e all'una, e poi erano sempre i primi ad arrivare al campo, all'antistadio di Pescara, i primi a impegnarsi in mezzo al campo. Quindi io credo che la scuola debba essere esigente, perché proprio il concetto dell'esigenza è quello che ti serve a te poi per imparare la cultura del lavoro, anche nello sport. Grazie. Mentre io mi sposto per andare a raccogliere l'ospite, una domanda al mister Sante. Il tuo predecessore la settimana scorsa, Rocco Terra, controllava i diari dei ragazzi a proposito di scuola. Fate anche voi questo lavoro? No, io controllo i pagellini. I pagellini me li faccio portare, insieme a Angelo vediamo un po' la situazione, se poi magari sono abbastanza bravi, una media alta, cerchiamo di premiarli in qualche modo, magari facendogli fare un ingresso in campo o raccattapalle allo stadio. Se però vanno male, abbastanza male, purtroppo li dobbiamo punire, magari demandoli un allenamento, o se sono proprio bassi, 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 bassi di voti, e cerchiamo di non farli venire alle partite. Grazie mister Stante. Grazie anche a Mario e al preside che si sono prestati alle vostre domande. Adesso ragazzi avete altro da chiedere e potete veramente bersagliare con le vostre curiosità il nostro ospite clou, che viene ovviamente dal Pescara. Lui era un ragazzino quando nel 2013 direttamente dal Ghana ha sostenuto un provino per la Pescara Calcio ed era poco più grande di voi, il centrocampista Ransford Selassie. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui. Grazie. Allora, vogliamo tornare per un attimo a quel provino del 2013. Cosa provavi? Io sono arrivato qua nel 2013, che non parlo nemmeno italiano, quindi ero in convitto con tutti i giocatori. I giorni che abbiamo partito per andare a fare il primo allenamento, ero lì
con i giocatori non c'è nessuno che parlava con me, perché non mi conoscono nessuno. Quindi prima di allenamento non c'è nessuno che parlava proprio con me. Quindi dopo l'allenamento che abbiamo fatto con il mister Camarata, dopo l'allenamento che ho fatto benissimo, da quei momenti lì ho trovato proprio fratelli, capito? Perché all'inizio ho visto che non mi conoscono, quindi non c'è nessuno che mi avvicina nemmeno. Dopo il provini, che ho fatto benissimo, ho trovato proprio fratelli che mi hanno fatto trovare proprio bene qua. Facciamo un applauso. Ha trovato un clima così familiare nel Pescara da definire fratelli i suoi compagni. Noi sappiamo che tu sei bloccato da un infortunio. Dici, quali sono le tue condizioni adesso? Adesso sto riprendendo piano piano. Mi hanno detto di stare fermo, allenare a parte per 4 settimane in questo momento. Quindi diciamo che fra poco rientro. Ed è veramente una bella storia quella di Ransford Selasi che noi raccontiamo in questo servizio con Massimo Profeta. Ransford Selasi, classe 1996, centrocampista centrale, 21 anni compiuti lo scorso 19 agosto. La sua storia è molto simile a quella di tanti ragazzi africani che inseguono un sogno, giocare in Europa. Molti non ci sono riusciti, qualcuno è stato illuso, a Selasi va molto meglio. Il suo mentore è Stefano Merloni, allenatore romagnolo con grande esperienza nei paesi africani, prima in Marocco, poi in Ghana con la gestione dell'Accademia Calcistica, nella quale Selasi cresce. Agli inizi del 2013 Merloni lo segnala a Peppino Pavone, che in quel periodo lavora alle dipendenze della Barletta, ma il club pugliese non ha la possibilità di tesserarlo. Così Pavone propone Selasi all'ex DS del Pescara Daniele Dell'Icarri, che sottopone il ragazzo al giudizio del responsabile del settore giovanile Ferdinando Ruffini e del coordinatore tecnico Antonio Di Battista. Bastano poche sedute con la primavera, la dirigenza investe 250.000 euro e chiude l'operazione. In riva l'Adriatico trova subito sostegno e affetto, soprattutto grazie a Celestino Natale, che da tanti anni si impegna nel sociale. Di professione mental coach, Natale ha anche curato la preparazione alle partite del centrocampista e i risultati sono subito evidenti. Prima l'esordio in Coppa Italia alla Spezia il 3 dicembre 2013, poi il debutto in B, non ancora 18enne a Padova, il 17 maggio 2014 allenatore Sars Cosby. Al 50esimo subentra ad Antonino Ragusa, si mette in mezzo al campo e dimostra da subito una spiccata personalità. Sfiora anche il gol nel finale, gran destro frustrato da Mazzoni, ma il meglio deve ancora arrivare. Con Baroni Selasi gioca in totale 19 partite. Dalla trasferta di Bari in poi, fine ottobre, diventa un perno importante del centrocampo biancazzurro. Soprattutto il senso della posizione, ma anche la capacità di filtro, il tiro da fuori e una spiccata personalità. Il ghanese gioca al massimo a due tocchi per sveltire e velocizzare la fase di transizione. I compagni lo cercano con insistenza. Con Oddo in panchina ed un organico a metà campo ancora più competitivo dell'anno precedente, Selasi riesce comunque a collezionare 20 presenze playoff compresi. Il meglio di Selasi, assistito dall'ottimo Carletto Di Renzo, suo agente anche fuori dal campo, in coppia con Vincenzo Fiorillo, Piazza della Repubblica, festeggiamenti, delirio totale. Se fate un attimo di attenzione, Selasi vi fa sentire un pezzo unico, inedito, che ha appena scritto lui. Vai Sela! E cantore per te, Fossa Pescara, lotta col cuore, dai non mollare e vinci insieme a noi. La tua cazza vi si sti cusci, ma tua cazza vi, ma tua cazza vi si sti cusci. Nemo nemo ne va, ma si ci sta. Nemo nemo ne va,
Nemo va lu pescare in Serie A. Selasi svolge con la squadra l'intero ritiro a Palena, dove a fine luglio, in occasione del vernissage in Piazza della Rosa che parteciperà al massimo campionato, vissa la performance tra l'apprezzamento generale. Hai veramente strappato applausi a destra manca. Ho fatto quella cosa lì perché ero un po' fuori testa. Lo sapevo, però adesso proprio no. Se vuoi ti facciamo bere un po' e poi... Ma presto, non puoi buttarmi in mezzo sempre così, no? Dai, il presidente, lo ha chiesto il presidente, dai, vai. Grazie, grazie mille. Vai, concentrati. E canterò per te, Fossa Pescara, lotta con cuore, dai non mollare, e vici siamo a lui. Ma dove cazzo vi si così? Ma dove cazzo vi? Ma dove cazzo vi? Si sti così? Demone va, ma si sta. Demone va, demone va, lupe scare in Siria. Grandissimo, grandissimo. Devo dire, sobrio, molto meglio. Ormai mi sono diventato pescarese proprio. Pescarese a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Cioè anche tu hai firmato un contratto a vita. A vita proprio, sì. Grandissimo Selasi, complimenti. Anche perché, lo ricordiamo, è anche un ottimo giocatore, eh. Non lo dimentichiamo. 31 agosto 2016, ultimo giorno di mercato, il Pescara gira Selasi al Novara in B con la formula del prestito con diritto di riscatto pari a circa 1 milione. Non benissimo all'inizio, il ghanese gioca invece con continuità nella seconda parte della stagione. Totale presenze 13, esperienza comunque importante. Lontano dagli affetti, Selasi per la prima volta ha dovuto fare tutto da solo. Quindi il ritorno a Pescara, svolge la preparazione agli ordini di Zeman, ma dopo una ventina di giorni la pubalgia lo mette KO. Tra circa un mese dovrebbe essere pronto, magari per segnare il suo primo gol ufficiale in biancazzurro e mostrare la t-shirt che indossa in campo, sulla quale campeggia la famosa frase di Ligabue: sono i sogni a dare forma al mondo. Profeta che ci emoziona sempre con i suoi servizi. Sei proprio pescarese, ti senti pescarese? Sì, ormai sono qua da 5 anni, solo qua ho sempre stato, quindi mi senti proprio così. Vai Bruno. No, lui senz'altro gioca meglio di come canta, eh. Però non è male, mi piace come canta, come cantante. Dai. Poi magari alla fine, se volete, intoniamo l'inno del Pescara tutti quanti insieme. Lo conoscete, ragazzi, l'inno? Ecco. Magari ci aiuta Ransford. Inizia tu, vai, domande per il nostro ospite. Com'è stato andare in Serie A? È stata un'emozione molto grande. Non ho mai vinto qualcosa così. È stata la mia prima volta a vincere un campionato, quindi... ero molto contento. Seconda domanda? Ma l'hai scelto tu il numero 24? Sì, e perché? Ho scelto così a caso perché il numero, in quei momenti lì, il numero scelgono quelli più grandi e poi quelli più giovani scelgono dopo. Quindi ho scelto questo così. Non ho nessun motivo. Grazie. Prossima? Quando il Pescara ti ha chiamato per il provino, cosa hai pensato? Ero molto contento, diciamo, perché ero già in Africa e è arrivata questa chiamata, quindi ero contento a venire almeno qua a provare a fare, come si dice, a fare il cacciatore proprio. Grazie. Prego. Ancora. Sì.
Se non fossi diventato calciatore, cosa avresti voluto fare? A studiare. Grazie. Prego. Studiare cosa? Cosa ti sarebbe piaciuto studiare? A studiare scienze, come si dice? Scienze. Ecco. Il centrocampo è il gancio fra la difesa e l'attacco. Credi di essere un centrocampista più offensivo o difensivo? Più difensivo, perché non mi piace vedere le altre squadre a giocare che noi corriamo dietro, capito? Quindi a me piace rubare la palla dall'avversario, così almeno noi corriamo di meno. Grazie. Prego. Quando eri come noi, sei sempre stato costante negli allenamenti? No, come voi no, ho sempre giocato con gli amici, così vado a scuola e poi torno a casa. Se non ho niente da fare, vado con gli amici così a giocare, così. Ah, quindi non frequentavi una scuola calcio regolarmente? No. Andavi come gioco così, sì. Sotto casa? Sì. Ah. Grazie. Prego. Come bisogna comportarsi? Comportarsi? Prima della partita. Prima della partita ho sempre stato da solo e poi sono uno che mi piace a sentire le musiche, ascoltare la musica proprio, quindi sono sempre con le cuffie. E poi quando è il tempo della partita tolgo e poi sono sempre carico dopo le musiche. Prego. Secondo te che problema c'è nel calcio italiano? Per me il calcio italiano è un campionato che in tutto il mondo parlano molto bene di questo campionato. Peccato che l'Italia non è andato in mondiale, perché non lo so perché, però anche per me mi dà un po' fastidio a vedere il mondiale senza Italia. Grazie. Prego. Scusate, una parentesi, Bruno Nobili, ti ha colpito quello che ha detto lui poco fa, che giocava così con gli amici, lui non ha fatto un percorso come normalmente svolge in Italia. Infatti, come età loro, capito? Giocavo con gli amici così e poi da lì è venuto Stefano Meloni. Uh-huh. E poi mi ha portato al suo gruppo. Dove stava lui probabilmente non c'erano scuole calcio attrezzate come sono qua in Europa, insomma qui da noi, da loro mancava questo. Andiamo avanti con le domande. Qual è l'emozione più grande quando si entra in campo? È mio prima partita qua a Pescara, l'anno con Ses Cosmi, che i tifosi a entrare proprio in Adriatico a giocare davanti a tutti questi tifosi che cantano, mi è venuto un'emozione molto grande, perché non ho mai fatto in quei momenti lì, non ho mai giocato in campo così a vedere i tifosi che cantano, la gente che ama la maglia così, quindi quei giorni lì ho sentito proprio a fare i giocatori. Ancora? Le volevo chiedere se quest'anno riusciremo ad andare in Serie A o resteremo in Serie B. Di questa storia qua non lo so, però proviamo a fare tutte le cose per andare, se no per andare in playoff riusciamo ad andare. Che cos'è per te il calcio? Per me è la vita, per me è il lavoro più bello nel mondo. Grazie. Prego. Chi era il tuo idolo quando eri piccolo? Il mio idolo era Asamoah, che sta a Juventus, non perché è un giocatore forte o un giocatore esperto, però come i giocatori, ogni tanto da noi in Africa parlano di giocatori che senti che questo giocatore in Europa ha fatto qualche cosa qua, ha fatto questa cosa qua, però da lui non ho mai sentito una storia brutta
su di lui, quindi mi ha, come si, è stato un esempio, mi è piaciuto, ecco, è stato un esempio per me proprio. Che giocatore ti rilevi? Tiri? Cioè, come ti vedi come giocatore? Mio caratteristiche mi sa è un o anche tu come ti consideri come giocatore, se ti consideri il giudizio che eri te stesso? No, non è me stesso, è questo giocatore Paul Pogba. Ah. Lui. Ma tu volevi sapere le sue caratteristiche o in quale giocatore ti rivedi? No, le sue caratteristiche. Volevi sapere le tue caratteristiche? Ah! Il mio caratteristico è uno che ha tante corsa in mezzo a campo, è uno che è anche aggressivo sulla palla. Non sono uno che ha tutto questo dribbling in cui le faccio due tocchi, tre tocchi così. Grazie. Prego. Qual è stata la sua più grande emozione in ambito nell'ambito calcistico? Quando abbiamo vinto il campionato. Che grazie. Prego. Come ti sembra l'allenatore Zeman? È un top proprio, perché è uno che parla poco, però ti insegna tanto. Grazie. Prego. Come ti sentiresti se in un futuro verresti convocato in nazionale? Venissi convocato in nazionale, qui passiamo proprio il preside, se no ci bacchetta. In Italia o al mio paese? Il paese mio sarà un'emozione molto grande per me. Grazie. Con chi è più il rapporto di amicizia tra i tuoi compagni di squadra? Tutti, perché io sono uno che scherzo molto di più, non so che molto di più, però scherzo tanto in spogliatoio. Quindi con tutti, con ognuno, vado a scherzare con ognuno. Perché fratelli, ecco. Sono tutti fratelli. Fin da piccolo il tuo sogno è stato fare il calciatore? Da piccolo no, perché mia mamma non mi dà tanto tempo per andare a giocare, quindi mi fa studiare molto di più. E quando ho un piccolo, come si dice, break da mia mamma, scappo per andare a giocare con gli amici. Grazie. Vogliono aggiungere qualcosa? Volete un po' commentare? Oppure i nostri tecnici commentare? O ci sono altre domande? Ne vuoi fare un'altra? Allora, intanto quella sulla prossima partita alla fine, ragazzi, se avete preparato una... Ah, ne vuole fare un'altra? Beh, allora, intanto diamo comunque la parola a Manu. Da tifoso, il 9 giugno, quel maledetto 9 giugno a Bologna, quei minuti finali, cosa ti è venuto... che ti è venuto in mente? Quando abbiamo perso contro Bologna, troppo, la traversa, è stato un momento molto brutto, perché tutti in spogliatoio, non c'è nessuno che parlava, più di 15-20 di minuti eravamo tutti lì, piangono tutti i giocatori, diciamo. Tutti, e quelli che non vogliono fare vedere entrano proprio in bagno a piangere. È stato un giorno molto brutto. Il preparatore Mariani vuole aggiungere qualcosa? Una domanda? Una curiosità: in quale squadra di Serie A ti piacerebbe giocare? Per me, tutti. Qual è la preferenza? Particolare, Juventus. Grazie. Allora, chi vuole fare il bis? Cioè, in Serie B ha mai fatto un gol? In Serie B non ho mai fatto un gol. Non ho mai fatto, però quasi. Sta aspettando. Quando rientro spero che faccio questo gol. Allora, ancora? Vai. In quale altro club europeo ti piacerebbe giocare in un futuro? O in Francia o in Inghilterra. Facciamo una... No, c'è ancora un'altra domanda?
Allora, un applauso a Rex Portelati. I nostri ospiti vogliono chiedere qualcosa, non avete volontà da fare a Selasi? Vai Mario. Ah, tutti e due, vai, comincia tu. Ci giochi a FIFA? No. Non ti prendi tu alla PlayStation? No. No, perché lui è sulla PlayStation. Ah. Se fossi lui mi prenderei sempre. Mm-hmm. E invece no, per... questo lui è un esempio gioca. Positivo, no. Si parlava prima di PlayStation, eccetera, no? Perché è una cosa che non mi... Non ti diverte? Ecco, mi chiamano tutti gli amici tipo latte, vieni da me, andiamo a giocare. Però non mi piace a perdere. E poi, non ci sai e giocare. Poi, e poi non so giocare, quindi non vado. Oh. Perché vado e quando perdo lui mi prende in giro. Quindi non vado. Mister Stante? No, io visto che prima parlavi di esempi vedi a Samoa come un esempio. Io adesso ti faccio una domanda, vorrei chiederti 3 consigli da dare a loro per il futuro, per il proseguo del campionato, della stagione calcistica che hanno. 3 consigli che dai a loro. Prima è la scuola. Nessuno di voi deve scherzare con la scuola. La scuola è molto importante. E poi secondo viene il calcio, perché credo che qua in Europa se uno vuole fare il calciatore, i suoi genitori vengono tutti e sono tutti lì a tifare per voi. Da noi non è così. Quindi qui penso che c'è tutti questa, come si dice, amore per i bambini, anche se il bambino dice oggi voglio fare il calciatore, sua famiglia sono tutti lì a tifare per lui. Quindi ti dico, diciamo che prima è la scuola e secondo calcio e poi terzo rispetto a tutti. E queste 3 cose che mi deve lasciare a voi. Belle e sagge parole quelle di Selasi. Adesso c'è un quiz a sorpresa che ha preparato per voi Mario Ferri, perché lui ha un dono che vuole farvi, lo darà al vincitore. Vogliamo far vedere questa. Allora, vi ho portato una maglietta di Superman, una di quelle con cui facevo invasioni, no? Ok? Però una domanda per voi, potete rispondere pure, mi dovete dire i giocatori dell'Italia, della nazionale che ha vinto il mondiale, almeno 5. Almeno, beh certo, no, non tutti. Però questa va dentro spogliatoio, eh. Ragazzi, come sono preparati? Ricordatevi, va dentro spogliatoio, però poi a fine stagione quello che mi dice più nomi di giocatori se la porta a casa. Allora, 2006, siamo pronti? Mondiale. Siamo pronti? Qui allora, innanzitutto il microfono. Qui ci sono tante mani componenti, alzate. Componenti... C'erano 6 anni nel 2006. E là il tost. Ah, i componenti della sì, componenti. Almeno 5. Vai. Allora, Fabio Grosso, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Simone Barone, Camoranesi, Materazzi e... Hai superato i 5. Buffon. Cannavaro. 8. E... Pirlo. 9, De Rossi. 10. E Perrotta. 11. Io direi è stato che, bravo. Io direi che va assegnata la maglietta oppure dobbiamo ancora gareggiare. Cosa c'è qualcuno cosa che sa più di lui? Qualcuno sa di più? Devi tirare fuori altre magliette. Lui non si arrende, non si arrende il capitano, vuole continuare a competere, dai. Pilardino. Bravo, 12. Mi sa che quello da tutti. Gliaquì. 13, bravo. Quinta. E Inzaghi. 14. Vabbè, passiamo a Iago, dai. Dai, un altro, vediamo. Allora, Buffon, Materazzi, Nesta, Grosso, Zambrotta, Cannavaro, Totti, Del Piero, Girardino, Inzaghi, Iaquinta, Barone, Fiore. C'avevano 6 anni poi. Amelia. Tutti li so. L'ha detto. Pirlo, De Rossi, Toni. Sa tutti. Tu vai bene a scuola, eh? No.
Cioè, sì. Penso che nessuno lo batta a lui. Credo che l'abbiano detti tutti, o manca qualcuno. Forse mancano un baio Peruzzi, non ha detto, per dirti. Allora, fatemi un applauso, ragazzi, siete stati bravissimi. Una cultura calcistica sorprendente, ma tu te la ricordi quella partita, la famosa finale Italia-Francia? L'hai vista a sei anni? Sì, l'ho vista, però ero piccolo. Quindi hai studiato dopo? Sì. Hai rivisto le immagini? O ancora, ti sei oggi, ancora oggi me li rivedo tutti gli highlight. Ah, e tu invece i video? Ho visto i video su YouTube. Quindi vi guardate quell'Italia campione del mondo? Tutti... Aspetta, vai. Cambia, diamo il microfono. Non che dicevi quest'anno? Non lo possono vedere il mondiale. Ah, aspetta. No, non si possono più guardare gli highlights perché non ci siamo andati. No, quest'anno infatti è una delusione anche per voi, è stata questa eliminazione nei mondiali. Ma come sono bravi questi ragazzi, veramente sono, insomma, forse sono più bravi delle volte in questa materia che nella scuola. Bravi. Allora, a questo punto a chi le segniamo la maglia? L'ha vinta lui, però... Però va dentro lo spogliatoio, non va dentro lo spogliatoio, tua. Ecco. Devi dare una manica a lui. Quanti. Bene. A lui gli dai una manica. Vai, che... Allora, facciamola... Ma come così la lanci? Vai, fai rivedere la maglia, come ti chiami? Ricordaci il tuo nome? Jacopo? È un pigiama. È enorme questa maglia, serve come, sì, come un vestitino. E questa sarà a disposizione. Questa, tutte maglie così utilizzavi per andare a fare le invasioni? Sì, erano queste... Bene, allora noi siamo vicini alla conclusione, una cosa da chiedere, ve la sentite di cantare un pezzo dell'Inno del Pescara insieme a Selasi? Lo sapete? Siete preparati anche su quello? Se siamo tutti insieme sì, cioè, benissimo. Allora noi siamo quasi pronti, però prima c'è qualcuno che vuole fare una domanda sulla partita del Pescara, la partita di domani, Pescara-Ternana. Come affronterete la partita di domani contro la Ternana? Come affrontare, lui parla da uomo di spogliatoio, ovviamente non può giocare, però insomma può dirci qualcosa. Stiamo preparando bene perché è una partita da vincere proprio, dobbiamo vincere per i nostri tifosi, quindi stiamo preparando bene. Grazie. Grazie, facciamo un applauso a Selasi per la sua disponibilità, per la sua simpatia anche. Vogliamo cominciare a accennare questo inno, poi magari in seguito Luca Teseo ci può mandare un, anche se si può, un accenno dell'inno vero, se si può, ma non preoccuparti, sì, se si può. Allora, ragazzi, cominciamo? Chi è che dai là? Chi comincia? Chi è il cantante del gruppo? Mister, chi è il cantante del gruppo? Allora, il capitano, vai. Solo no, se la serve il capitano, aiuto, dai. Serve prendi aiuto. Il microfono, Stefano. Microfono al capitano. Sugli spalti comincia l'avventura, 40.000 saremo a tifà. Splende il sole, lo stadio è tutto in festa, quando riflendi i nostri bei colori, il bianco-azzurro in cielo esploderà. E la bandiera più bella che ci sta, sei forte più di un battaglione, evviva Pescara, sconfiggi tutti gli squadroni, dai forza Pescara, un grido solo vincerai, evviva Pescara. Dai forza Pescara. Bravissimi, bravissimi. Ci vorrebbe Luca Teseo qui, che però è dall'altra parte della console, non possiamo coinvolgerlo. Allora, noi ci salutiamo. Presi, vogliamo dare un voto a questi ragazzi per come sono preparati su tutto? 10 e lode. 10 e lode, bene. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti, ringraziamo mister Daniele Stante, ringraziamo Mario Ferri, ringraziamo il preside allenatore, grazie. Marcello Rosato, grazie a Bruno Nobili, grazie a Rensford Selasi, grazie naturalmente al mister in seconda Stante Manuel, grazie a Simone Mariani, preparatore dei portieri, e a tutti voi un caloroso ringraziamento da parte di Cuccioli e Campioni e un forte in bocca al lupo a voi del Pescara Esordienti 2005. Un applauso.
darci i dovuti ringraziamenti a Luca Teseo in regia, al CEO Tontonati, Max Mucciante, Manuel Guaglialone, poi Antonio Di Berardino, Francesco Salviani, Fabio Mucciante, Angelo Londrillo, il responsabile del settore giovanile Geria, e naturalmente tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento è tra una settimana con Cucciole e Campioni su Rete 8 Sport alle 21. Buonanotte. Thank you.